la BC, se in auto posso andare con degli estranei con la mascherina, non capisco perché in autobus non lo possa fare. Ovvio che va portata la mascherina. Quello che per Zaia è l'ABC ora è diventato ordinanza. Dalla mezzanotte entrano in vigore le nuove regole del trasporto pubblico locale annunciate inizio settimana, ora sono realtà. Non si andrà quindi a incidere sulla capienza dei mezzi, ma attenzione, l'obbligo a portare la mascherina a bordo sarà tassativo. Obbligo vuol dire che è obbligo, non che, cioè, si eviti di star lì a contestare, ma la mascherina, mazzaia, in pullman, in vaporetto e in qualsiasi mezzo di trasporto ci vuole, treno, ci vuole la mascherina, ma non come dotazione, bisogna indossarla dal momento in cui si sale al momento in cui si scende. La vigilanza sarà affidata al personale di bordo che potrà staccare multe dai 400 ai 1000 euro. Mascherina quindi di rigore ma anche buona educazione. Attenzione che non potete mettermi i piedi sul sedile di fronte a voi per stendere le gambe o far pedicure durante il viaggio, cioè non funziona così. Il provvedimento arriva nel giorno in cui sempre la Giunta ha approvato un riparto di 41 milioni di euro di risorse dallo Stato per il rinnovo dei mezzi. Altra partita, quella del rimborso degli abbonamenti in pieno lockdown. Chiusura scuole, chiusura aziende, eccetera, gli abbonamenti verranno rimborsati. Stiamo definendo i criteri perché a livello nazionale li stanno definendo. Non solo trasporti, nell'ordinanza si vanno a regolare processioni e cortei, ma anche gli sport di squadra. Anche qui prevalgono le regole del buonsenso. Non c'è da andare col metro a fare rugby piuttosto che a giocare a calcetto, a calcio. Si fa. Si fa come tutte le altre attività nel rispetto del prossimo. Quindi se hai la febbre, hai la tosse, stai a casa. Nessun via libera al momento al gioco delle carte. Sulle carte c'è molta ritrosia, che per noi è identità pura, cioè il gioco delle carte. Arriveranno anche quelle, ma non adesso. Via libera invece per i giornali nei pubblici esercizi. Ragazzi, comprate i giornali, comprate le riviste, distribuiteli in bar, dalla parrucchiera, dal barbiere, dall'estetista, insomma, da tutti i posti dove c'è una sala d'aspetto. Ok, ai negozi, negli ospedali, agli ippodromi, ancora stop per i bagni turchi, ma sì alle saune. Saune aperte al pubblico. Certo, 80-90 gradi, coppa tutto.